Buon pomeriggio ragazzi e ragazzi del liceo musicale Saluzzo Plana di Alessandria. È sabato 7 marzo, oggi questa mattina ho corretto tutti i vostri compiti e oggi è sabato, domani domenica, giustamente. Non voglio caricarvi di lavori, per cui ho pensato di darvi una lezione, di darvi una consegna in questa lezione che riguarda appunto tutti i ragazzi dalla prima alla quinta. E sarà una consegna di composizione. Allora, voi sapete che l'acronimo TAC della mia disciplina significa proprio teoria, analisi, composizione. La teoria riguarda tutto il discorso del solfeggio, dell'armonia, dell'analisi, cioè quello che facciamo prevalentemente in classe, e appunto facendo un solfeggio che ci porti gradualmente ad avere le conoscenze di quella disciplina adatta allo studio che poi farete anche nell'accademico del conservatorio. L'armonia anche è una materia che si fa per molti anni nel nostro istituto e affronta tutta l'armonia, dalle triadi semplici fino all'armonia artificiale, alla modulazione, alle progressioni, e la composizione. La composizione la trattiamo sempre un po' meno, perché comunque queste tre ore settimanali che facciamo in classe poi sembrano tante, ma non lo sono, quindi ora che si tratta l'argomento nuovo di armonia o si fanno gli esercizi di solfeggio, le ore passano. Ecco perché questa lezione a distanza mi permette invece di fare anche questo, trattare anche questo aspetto. Consapevole del fatto che è sabato e domani è domenica, e quindi avrete anche tutto il diritto di riposarvi e divertirvi. Benissimo. Allora, composizione. L'esercizio che vi proporrò è un esercizio molto semplice. Si tratta di assegnarvi quattro battute di un tema, quattro battute in due quarti, quindi veramente un materiale tematico molto breve. Queste quattro battute voi le dovete trattare con una risposta di altrettante battute, otto battute in tutto, quattro le avete già, quattro le fate. Vi darò varie possibilità. La prima è la melodia nuda e cruda, come questa. Allora, questo è il quarto, Tutti i ragazzi di prima, soprattutto i ragazzi che studiano gli strumenti monofonici come il violino, il flauto, eccetera, si troveranno magari maggiormente a loro agio nel fare una risposta melodica, quindi una sola melodia di nuovo che risponde alle prime quattro battute. Magari non fate una risposta molto simile alla proposta, cioè non fate... fare, sia chiaro, però magari sforzatevi un po' di più. È chiaro che i pianisti saranno un po' avvantaggiati invece nel mettere anche un accompagnamento a questa melodia. Ecco perché vi allegherò nel registro elettronico un file PDF con varie proposte di questo tema. Una sarà in questa con il basso albertino. Albertino l'abbiamo trattato nella precedente lezione, anzi nella lezione 2 della prima. Se qualcuno delle altre classi avesse dei dubbi sul basso albertino, vada a vedersi la seconda lezione della prima liceo che trovate nel canale YouTube. Poi possiamo fare, e questa proposta col basso albertino la può fare anche la classe seconda, anche la classe terza, la classe quarta, non la classe quinta perché mi sembra un po' facile, o comunque i pianisti della classe quinta no. Magari i violinisti che abbiano poca dimestichezza col pianoforte, sì. C'è anche quest'altra proposta con dei bicordi. Ecco, interessante anche questa. Oppure, soprattutto parlo ai ragazzi di quarta e di quinta, ai pianisti ma anche spero agli altri, fare un accompagnamento un po' più articolato, tipo così, spostando la melodia all'ottava sopra. Più elaborato, niente di che, siamo proprio nella composizione elementare, però provateci. Per quanto mi riguarda mi accontento di quattro battute in risposta, poi chi ha più voglia, ha più stimolo, si sente più attratto da questo tipo di lavoro, quindi legandolo maggiormente all'istinto della composizione, potrà invece che proporre soltanto quattro battute in risposta,
fare quelle quattro e riproporre ancora un periodo di 8 misure che prosegua questo lavoro, quindi fare 8 più 8, fare un A da 8, un B da 8 e poi magari un altro A da 8 o un C, non so, vedete voi. Insomma, io mi accontento di 8 misure di cui 4 ve le do io. Voi fate quello che più ritenete, cercate di essere poi coerenti. E l'abbiamo visto anche nell'analisi, noi abbiamo visto quante volte anche nei brani di Schumann e di altri compositori, in realtà la semplicità e la linearità paga poi nel discorso dell'economia del materiale. Detto questo, io adesso vi farò vedere questo file, ve lo faccio vedere perché potrebbe esserci anche qualche ragazzo di qualche altro liceo musicale o qualche studente di musica che ha voglia di cimentarsi con noi a fare questi esercizi, quindi io faccio vedere. Allora, attenzione. Ecco, la melodia con basso Albertino, la melodia con i bicordi, la melodia con accompagnamento più elaborato. Ai ragazzi del liceo musicale dico che avrete questo PDF allegato alla quarta lezione sul registro elettronico. Ai ragazzi che non fanno parte del nostro liceo musicale e che vogliono fare questo esercizio, consiglio di fare un fermo immagine del video per ricopiare le battute che saranno oggetto del loro lavoro e sarò ben contento poi eventualmente di guardare anche il lavoro di questi ragazzi. Ovviamente, se qualcuno si vorrà cimentare e non fa parte del nostro liceo musicale, potrà scrivere un messaggio nella pagina di YouTube dove c'è questa lezione, e dirmi che ha fatto il lavoro, ci mettiamo d'accordo poi per come fare per vederlo. Detto questo, vi auguro buon lavoro, buon weekend. Ai ragazzi del liceo musicale ricordo che hanno anche un'altra consegna, quella della lezione precedente, la lezione 3, sui paesaggi sonori. Fatemi il prospetto dei suoni che avete sentito nel corso della passeggiata che ho fatto ieri. Eventualmente create voi una partitura musicale o create voi una composizione musicale con suoni che andrete a campionare voi all'esterno. E fate un elenco di composizioni di musica colta, ma non necessariamente anche di musica colta, di musica che in qualche modo si siano rivolti alla natura e in ogni epoca storica che avete conosciuto. Ciao e buon lavoro e buon weekend!